Ovviamente Kate, e se divorziano per la sciacquetta? Immagino che per sciacquetta tu ti riferisca a Rosemary, sulla quale si è vociferato non solo che fosse l'amante di William, ma anche che sua figlia in realtà fosse figlia di William. Questa voce, ci sono delle novità sulla quale farò un TikTok a breve, però facciamo conto che sia una cosa vera. Continuiamo questo gioco. Se Kate dovesse divorziare da William e poi William si dovesse sposare con Rosemary, cosa succederebbe? Se il divorzio dovesse avvenire prima che William diventa re e quindi Kate di conseguenza regina consorte, in quel caso Kate verrebbe lasciata viva. Se invece William e Kate diventano re e regina consorte e successivamente ci sarebbe il divorzio, la regina, secondo la Costituzione inglese, non può sopravvivere al re, cioè non può avere una vita dopo aver avuto un matrimonio con il re. Quindi, in quel caso, Kate verrebbe giustiziata. Una pratica tradizionale, e come si sa, la monarchia è un'istituzione che si basa sulla tradizione, una legge della Costituzione inglese, e come si sa, i latini dicevano dura Lex sed lex, che vuol dire se vai a letto usa il Durex. Quindi Kate dovrebbe essere giustiziata, ci sarebbe anche l'esilio come soluzione, però è rischiosa, quindi verrebbe giustiziata. Il metodo sarebbe una cosa da discutere perché si dovrebbe adattare ai tempi moderni. Si spera quindi che sia una cosa indolore, potrebbero adottare lo stesso metodo che utilizzano per pene di morte al giorno d'oggi in America, quindi per iniezione letale. E Buckingham Palace, con approvazione del Parlamento, dovesse optare per una soluzione più tradizionale, più in linea con la monarchia, potrebbero optare per la decapitazione. Il rogo no, perché quello è utilizzato per le streghe, come si sa. E adesso, dopo il racconto per bambini, andiamo alla spiegazione vera. L'ipotesi vera: cosa accadrebbe veramente se Kate e William dovessero divorziare e William si dovesse risposare con Rosemary? Il che vorrebbe dire che Rosemary diventerebbe la nuova Camilla. Se una cosa del genere dovesse accadere nella realtà, se dovesse avvenire prima dell'ascesa al trono di William, penso che Kate, di questo ne sono quasi convinto, manterrebbe il suo titolo di principessa del Galles. Come è successo dopo tutto per Diana, perché lei è rimasta la principessa del Galles anche dopo il divorzio. Anche perché, se ci pensiamo bene, se la relazione finisce, è finita la relazione, però comunque sia, Kate ha servito fedelmente la corona, è una working royal di tutto rispetto, è anche impegnata in patrocini molto importanti. Questo non potrebbe essere cancellato così e quindi fare ritornare Kate una plebea. Quindi, se Rosemary si dovesse sposare con William prima dell'ascesa al trono di William, potrebbe ottenere il titolo di duchessa di Cornovaglia, come è successo per Camilla. Comunque sia, se si dovesse sposare con William, anche se non fosse il ducato di Cornovaglia, qualche titolo glielo trovano. Su questo, la monarchia è flessibile, cioè a chi va un titolo non è dettato da regole fisse. Nel momento in cui salirebbero al trono tutti e due, quindi il divorzio è avvenuto prima dell'ascesa al trono, ovviamente lui diventa re e lei regina consorte. Kate rimarrà sempre principessa del Galles. E andiamo oltre. Quando il trono lo erediterà George a sua volta, penso proprio che a quel punto Kate sarebbe, come direbbero gli inglesi, eligible, ovvero idonea, essendo la madre del re, a diventare regina madre. Ci sarà una regina madre e una regina consorte, o un re consorte, perché chi può dirlo? Sarà chiunque sposerà George. Quindi, se le mie ipotesi non sono del tutto deliranti, Kate sarebbe comunque prima o poi regina madre. Ma nel caso in cui William e Kate dovessero salire al trono insieme e dopo si dovessero divorziare, secondo me, questa è una proposta che si potrebbe avanzare benissimo al Parlamento inglese, potrebbero creare, magari nel XXI secolo ci potrebbero pensare, il titolo adatto ad una regina divorziata. Si potrebbe chiamare ex regina, ex queen, perché se sei proprio l'ex di un re, eri regina, non lo sei più. Penso. Non c'è pace. No, ma noi in casa Marco, non c'è pace in generale. Voi pensate che a me la barba mi cresce perché è un normale processo? No. A me la barba cresce guardando tutti i video che devo commentare su di lei, ascoltando tutte le cazzate che sono costretto ad ascoltare. Ho trovato pure questa soluzione pratica del ventaglio per non morire mentre faccio video, perché il ventilatore l'altra volta fa
faceva troppo casino. TikTok aveva prima il filtro per rumori, per levare i rumori quando uno faceva i video, ed era molto pratico, così io potevo spararmi il ventilatore addosso. Neanche quello, cornuto e mazziato, devo fare Non c'è pace in casa Marcol senza ventilatore. Grazie TikTok. Allora, andiamo all'ultimo. Questo ventaglio che già mi ha rotto i coglioni. Meghan Markle allegedly afferma di essere stata al concerto di Taylor Swift. La stessa Taylor Swift che l'aveva snobbata senza darle una risposta quando Meghan Markle le aveva chiesto di venire intervistata ad Archetypes. Era un concerto pieno di gente, pieno di VIP, come Selena Gomez, Kevin Costner, Reese Witherspoon. E Meghan Markle è anche lei una persona conosciuta. Se lei fosse andata ad un concerto, sicuramente qualcuno l'avrebbe riconosciuta. A meno che non è come uno di quei mutanti che per uscire cambia aspetto e quindi non la riconosci. Lei sostiene che ad un certo punto è salita sulla sedia e si è messa a cantare e a ballare. Ora, con tutte le mine vaganti di TikTokers, YouTubers, ma anche gente che semplicemente appena vede un VIP non vede l'ora di fare un video per poterselo tenere, soprattutto come possiamo vedere noi su TikTok, per metterlo sui social, com'è possibile che, numero uno, Meghan sia andata ad un concerto e non sia stata vista, neanche nel momento in cui, allegedly, per come sostiene lei, sia salita su una sedia e abbia iniziato a cantare e a ballare, quindi a dare più dell'occhio. Sembra proprio che Meghan sia andata ad un concerto, ma dentro la sua testa. Ma poi, in mezzo a migliaia di persone, nessun fan, nessuno che le chiede una to... Potrebbe essere. Che ne sai che magari la gente si è fatta furba e si abbia iniziato a capire? Il marito per ora è in giro per l'Asia ad attirare più attenzione di lei da Montecito. Il cognato e la cognata sono amici di Taylor Swift perché, come appena avete visto nel video, hanno cantato insieme con Jon Bon Jovi. Taylor Swift è ufficialmente invitata da Kate e William a Wimbledon dell'anno prossimo. E in tutto questo, dov'è l'attenzione che dovrebbe ricevere lei? Quindi si inventa che è stata al concerto di Taylor Swift. Nessuno l'ha vista, non ci sono delle testimonianze, non c'è nessun video. Per il modo che ha di inventare le cose che si inventa, onestamente vi devo dire che a livello umano mi fa tenerezza. Però, allo stesso tempo, proprio per via del modo rudimentale che ha di mettere insieme la sua verità, senza pensare alle conseguenze, alle prove, alle implicazioni che ci sono a contatto con la realtà, con le versioni di altre persone, con i giornali, mi dà l'idea di essere una persona che non abbia abbastanza conoscenze per potersi inventare delle bugie. Come quando, per esempio, inventò che lei ed Harry fossero stati sposati dall'arcivescovo di Canterbury in realtà 3 giorni prima del vero matrimonio. In quel caso, non pensi che c'è un'altra persona, o cioè due in realtà, che ti potrebbero smentire? Ma Harry, ovviamente, lei gli mette la museruola e sta zitto. Ma oltre a ciò, non lo sai che in Europa non è possibile sposare due persone da sole senza i testimoni? Capite che cosa voglio dire? Le mancano proprio queste conoscenze di base. Qualcosa mi fa sospettare sul suo titolo di studio. Ma questo sarà un altro TikTok. Non dimenticate di lasciare like e commenti. Io vado al concerto di Taylor Swift. Ciao!